professor Taddebue con la sua equipa ha pensato bene di realizzare delle camerette dove i neonati, i prematuri sono sotto controllo, ma non vengono staccati dalla mamma e quindi rimangono in contatto 24 ore su 24. Questa è una mini casa dove il nato prematuro può continuare ad essere curato ma con la mamma vicino. Allora Paolo, raccontaci un po' questo. Allora, questo è un posto letto tipico in cui, dove possiamo vedere il monitor che porterà tutti i dati dei vari strumenti che al momento non sono ancora in azione perché in questo momento la camera è disabitata. Queste sono tutte le pompe di infusione e questo permette anche a un bambino in condizioni critiche di poter stare in un ambiente più, diciamo, simile ad una casa, con la disponibilità di avere vicino a sé la mamma. Infatti la mamma, ecco, qui per esempio c'è una poltrona che durante il giorno viene usata come poltrona, la notte diventa invece un letto. Esattamente. Invece il bambino ha la sua culla. Il bambino ha la culla qui, questa è una stanza speciale perché è la stanza ideata per i gemelli, quindi uno, e il fratellino invece sarà da quest'altra parte. Quindi anche in caso di gemelli siete attrezzati. Assolutamente. Straordinario.